4 generazioni e oltre 7 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Dal 1995 ad oggi, Renault Mégane ha fatto molta strada, cambiando il suo volto all'insegna del dinamismo e della sportività e ampliando sempre di più la sua gamma. Nel 2020, infatti, è arrivato anche l'ibrido, grazie alla tecnologia e-tech di Renault. Un sistema elettrificato frutto della collaborazione con il team di Formula 1 e di oltre 10 anni di esperienza nel mondo dei veicoli elettrici. In attesa della versione berlina, oggi proveremo la motorizzazione e-tech plug-in hybrid sulla variante Sporter in allestimento RS Line. L'evoluzione di Mégane inizia già all'esterno, con la maschera frontale che si arricchisce dei nuovi fari fendinebbia full LED e di una calandra ridisegnata, mentre nella parte bassa del paraurti frontale, per l'allestimento RS Line, è stata inclusa anche una finitura cromata. I passaruota risultano essere più scolpiti e avvolgono i nuovi cerchi, disponibili da 16 a 18 pollici. Un tocco premium è garantito poi dalle maniglie delle portiere illuminate. Al posteriore spiccano la nuova firma ottica più sottile con indicatori di direzione dinamici e il nuovo design del paraurti. Sul tetto invece fa capolino la Shark antenna. Anche gli interni rispecchiano la crescita che Mégane ha avuto nel corso degli anni, con un ambiente accogliente, funzionale e soprattutto più raffinato grazie all'utilizzo di materiali ricercati. L'upgrade tecnologico è affidato al nuovo quadro strumenti digitale e all'infotainment che integra il sistema EasyLink con display touch a sviluppo verticale da 9,3 pollici. L'allestimento RS Line accentua ulteriormente l'animo già di per sé sportivo di nuova Mégane Sporter e-tech, con alcune caratteristiche stilistiche come ad esempio la lama F1 al frontale, il doppio scarico cromato al posteriore e ovviamente i badge specifici presenti sul portellone e sui passaruota anteriori. In questo caso i cerchi in lega misurano 18 pollici e sono diamantati, con design specifico Magnicur. Il look grintoso e dinamico si riflette anche all'interno dell'abitacolo, ad esempio nelle sedute sportive avvolgenti con rinforzi laterali in alcantara, ma anche nelle eleganti impunture rosse a contrasto che impreziosiscono il bracciolo centrale, la leva del cambio e anche il volante in pelle pieno fiore. Qui, ancora una volta, sulla razza inferiore troviamo il doppio diamante RS. La vera novità, però, è la tecnologia e-tech plug-in hybrid, con un sistema elettrificato che combina un motore 1.6 benzina 4 cilindri di ultima generazione, frutto delle sinergie dell'alleanza, con due motori elettrici, ma soprattutto con l'innovativa trasmissione multimode con innesto a denti che permette i cambi di marcia in maniera ancora più fluida. Il tutto è abbinato ad una batteria da 9,8 kWh che comporta un aumento di 105 kg nel peso di Mégane Sporter, ma soprattutto consente un'autonomia in full electric fino a 135 km/h, di 50 km nel ciclo misto e di 65 km nel WLTP City. Infine i prezzi. La gamma di Mégane Sporter parte da 25.850 euro. Due sono le versioni con tecnologia e-tech, una in allestimento business a partire da 36.950 euro e una appunto in allestimento RS Line a partire da 39.550 euro. Il modello che abbiamo provato noi, anche in virtù di una serie di optional come ad esempio le DAP display, l'impianto audio Bose a 10 altoparlanti e il pack Easy Park, ha un costo chiave in mano di 44.345 euro.